Buonasera a tutti, benvenuti, benvenuti, come state? Io sono molto entusiasta perché si apre una nuova settimana di dirette con gli scrittori, una settimana che, come vi raccontavo tra le stories e i post, ciao Alessia, bentrovata, ciao a tutti, bentrovati. Sarà piena di cose e iniziamo alla grandissima con un autore che conosco da tanti anni, oggi pensavo agli anni e mi sono un po' spaventata. Che non so se abbia mai fatto una diretta Instagram, sì, forse qualcosina sì, però non ne fa spesso. Sto parlando di Paolo Giordano, come vi avevo anticipato, premio Strega nel 2008 con La solitudine dei numeri primi. Oh, quanti siete? Ciao, ciao, che bello vedervi. Autore di tanti bei libri, Il corpo umano, Divorare il cielo. È stato il nostro faro nella notte più buia del lockdown con questo librino che prima è uscito in ebook e poi è arrivato cartaceo. Nel contagio, insieme a tantissimi suoi articoli sul Corriere della Sera, insomma, lui ha capito forse un po' prima degli altri che cosa stavamo vivendo e forse, insomma, ci racconterà che cosa ci dobbiamo aspettare in questo momento. Lo possiamo anche vedere in televisione o in streaming su Sky, perché è coautore della serie bellissima, l'ho vista ieri sera, le prime due puntate di Luca Guadagnino, We Are Who We Are, siamo quello che siamo, che bel messaggio. E io lo aspetto, credo che arriverà tra poco. Il nostro Paolo Giordano, voi intanto che cosa mi raccontate? Come state? Siete felici? Siete contenti? Che cosa? Vediamo se è già arrivato, no? Forse no. Forse no. Non lo vedo. Arriverà. Ciao, 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 ciao. Non capisco perché non arriva. Aspettate un secondo che provo a contattarlo. No, no, non lo vedo. Aspettate un secondo solo. E intanto, insomma, intanto che aspettiamo Paolo Giordano, il primo autore che avremo in diretta in questa nuova settimana di Dirette con lo scrittore, vi volevo dire grazie perché in tantissimi vi siete iscritti alla mia newsletter, che è stato così un tentativo, non mi aspettavo che andasse così bene. E vi ringrazio, vi ringrazio, vi ringrazio tantissimo. Per chi non si è ancora iscritto, insomma, volesse ricevere da parte mia le mie lucubrazioni settimanali ogni settimana il sabato, più o meno, ho il link, c'è il link sul mio profilo e lì troverete, insomma, oltre alle mie lucubrazioni, un sacco di consigli di libri da vedere, serie televisive, e poi un po' un recap di tutte le interviste, tutte le dirette che facciamo settimana per settimana, così non vi perdete niente. Grazie, grazie, grazie. La prossima sarà sull'amore. Sto preparando una newsletter sull'amore, che insomma sarà bella secondo me. Cioè sarà bella, perché sto studiando tutta una serie di cose curiose, no, sui rapporti. E quindi grazie a voi, siete veramente tantissimi. Siamo in attesa di Paolo Giordano, questo è il suo librino che è stato il faro nella notte del lockdown. Vediamo se arriva. Non lo vedo. Ciao ragazze, che bello vedervi. Io ormai sono affezionata, non... mi sono affezionata a tutti voi, devo dire la verità. Devo dire la verità. Se volete possiamo sfruttare questo tempo di attesa per un po' di chiacchiere tra di noi. Eccolo Paolo Giordano. No, non lo sfruttiamo più questo tempo d'attesa perché Mane è arrivato. Rullo di tamburi. Ci sono Eccoci, riuscito? ce l'hai fatta, sì, ci sei, mettiti la luce un po' più forte, Aspetta, una luce terribile, ma secondo me è perché il telefono è veramente in quegli stati tremendi. fai così, pulisci un po' Ta-ta-ta. la, Infatti lo sto facendo. col dito però, E come devo fare? Non ce l'ho le magari un pezzette degli pulisci occhiali. occhiali, una roba del No, genere. aspetta. Ho un sacco di gel per le mani, Vabbè, quello non avevamo dubbi che Paolo quelli Giordano dei avesse treni. gel per le No, mani. colleziono quelli dei treni e peraltro ho visto anche in una foto che hai postato tu che avevi quella lattina, questa, non si può fare pubblicità, ma la facciamo, Ah, sì, quella che ti certo, danno perché su freddo. Trenitalia Ne do ormai, una sì. marea. Va bene, no, però adesso sei bellissimo. Abbiamo un Paolo Giordano in tutta la sua meraviglia. Come stai? Sto bene, sono nella mia tana sto quasi sempre bene. E quindi quella è la tua tana, che bello. Cioè, tu scrivi, Sì. fai Sì, tutto
da lì con quella libreria alle spalle. Sì, che è alle spalle non tanto perché ormai è il fondale, come dire, di ordinanza, ma perché la tana è veramente microscopica, cioè c'è la libreria, ci sono io e c'è il muro davanti a me, immediatamente. Ma perché a te piace scrivere in una situazione raccolta? Cioè, sei No, bravo. perché non c'era una stanza più grande in casa da poter destinare allo studio, se no l'avrei accettata volentieri. Invece ho preso questa che penso che nella destinazione precedente della casa fosse un bagno, anzi lo so per certo. Va bene, ti ringrazio per la sincerità, potevi creare uno storytelling, no? Proprio Un po' più intorno a quest'area. affascinante, però è Io vero, è attaccata vero. ai libri, no? A creare un'intimità, però va bene così. Allora, prima ti ho un po' presentato, insomma, tutti si ricordano di te, sanno chi sei, il nostro faro nella notte della luce, del lockdown. Ora ti possiamo vedere anche in televisione. Ieri sera ho visto le prime due puntate di We Are Who We Are, siamo quello che siamo, tra l'altro titolo stupendo, serie che hai scritto con Luca Guadagnino, bellissima, bravi, bella, bella, Sì, bella. l'abbiamo scritta con Luca Guadagnino e Francesca Manieri, è stato un lavoro a tre veramente molto lungo e intenso, però devo dire che anche per me è emozionante adesso vederla tutta fatta. È Ma è la tua prima stato il lavoro di esperienza, un giusto? romanzo quasi. Ah, Sì, non c'è è la tanto mia prima tempo. esperienza. E Però è un com'è progetto in nata realtà allora? che comincia parecchi anni fa il progetto, ormai almeno 5 anni fa. E poi ha avuto varie trasformazioni fino poi a questa configurazione, in cui poi siamo ripartiti da capo con Luca e Francesca. Però diciamo che l'idea di questi due ragazzini, che si incontrano e che hanno entrambi, come dire, sono una fase di difficile definizione, del proprio genere, della propria sessualità, dei propri desideri, direi in modo più poetico. E, come dire, sentono una spinta esteriore a definirsi a tutti i costi, e invece nell'incontrarsi scoprono che esistono degli spazi che poi sono gli spazi delle relazioni umane, che spesso eccedono le definizioni. Quindi in questa loro ricerca ossessiva di essere definiti in un preciso modo, scoprono che in realtà tra di loro le definizioni stanno tutte strette. Questo per me è un tratto dell'adolescenza, della crescita a cui sono sempre stato legato. Tra l'altro ci pensavo ieri che in effetti tu e Guadagnino avete tanti punti in comune, no? Nell'attenzione, per esempio, all'adolescenza, alla crescita, l'idea del corpo, del desiderio. Ci sono tante cose che vi legano. Sì, anche se poi, devo dire, questo lavoro mi ha molto spostato anche come narratore, no? Poi, questa è la bellezza di fare a volte dei lavori con altri, perché se quando scrivi, qua nella tana, i libri, comunque il confronto sei sempre tu, e quindi è più difficile da soli riuscire a fare degli scarti significativi. Quando ti confronti con altre due persone che hanno un loro portato e anche un loro modo di approcciare la narrazione, impari molto di più. E ad esempio, è vero che abbiamo con Luca in comune molte tematiche, ci sta a cuore questa adolescenza, ci sta a cuore il corpo, ci sta a cuore quella ricerca, ma il suo modo di entrarci era molto diverso dal mio. È un modo più, e lui ci ha portati, a me e Francesca, ad avere un modo più esplorativo e, se vuoi, osservativo, e a perderci un po' di più di come forse avremmo fatto altrimenti. Questo credo che sia un tratto che io poi ho assorbito per me. Scrivono che bello, il confronto è fondamentale nel lavoro e nella vita, bello, tutto bello. E tu, Paolo, che adolescente eri? Perché una delle domande che mi sono arrivate quando ho chiesto volete delle domande per Paolo Giordano, mi hanno chiesto che adolescente eri, eri un po' come Fraser, che leggevi solo No, poesie. cioè, diciamo, Non avevi i capelli biondi sicuramente qualificati, non mi no, vestivo così, ecco, non mi vestivo così. Era specchio, Io ho visto la sempre serie, avuto. scusa, perché non ha visto la serie, uno dei due protagonisti è questo ragazzino, che sembra un po' uscito anche dai film di Xavier Dolan, per certi versi, no? Insomma, con questi capelli biondi, che appunto arriva dall'America in questa
base militare, tra l'altro vicino a Chioggia, anche questa è stata un'idea molto carina, che fa fatica, insomma, a interagire con gli altri, quindi si chiude, no, nel suo mondo fatto soprattutto di poesia, insomma, un grandissimo lettore, pieno di libri, eccetera. Ecco, quindi tu dicevi che non avevi i capelli biondi e non leggevi poesie. Lui Fraser è proprio un fashionista, cioè uno che si veste in modo molto stravagante, molto bello anche. Io ho sempre avuto un problema, ce l'ho tutt'oggi, con lo stile. Io ho un grandissimo problema sull'apparire fuori, non riesco mai a trovare una vera consonanza e quando ero ragazzino era ancora peggio tra, come dire, l'immagine interna di me e quella che dovevo proiettare all'esterno. Però sicuramente dei tratti li riconosco in lui. Ero molto polemico, ero un ragazzino molto polemico, abbastanza irriverente, seppure nascosto dietro una cortesia e una buona educazione molto torinese. E quindi forse la ribellione era soprattutto interiore, però credo che potessi essere esattamente come Fraser, un po' spigoloso a volte. E sei rimasto In quindi realtà non me giovane. lo ricordo più così tanto Ma come come non te lo ricordo? Ma sei l'adolescenza. giovane Paolo Giordano, dai, sei giovane, anche perché siamo coetanei più o meno, quindi E quindi siamo te lo devi giovani dire per per forza. forza. Senti, ma questa tua ribellione ti è rimasta un po', questa ribellione dell'adolescenza, va via nel tempo, un po', no, sottesa, rimane nelle cose che si fanno. Cioè, mentirei se mi definissi un vero ribelle. In fondo io sono un po' un moderato. Nelle cose sono abbastanza moderato. So che non è molto sexy dire moderato, però è una categoria dell'anima anche questa. Dopodiché cioè, i movimenti interiori sono molto rimasti, quelli anche molto violenti e brutali, e quelli credo che la scrittura, il fatto stesso di scrivere, li mantenga vivi, cioè sia un modo di coltivare in realtà quelle parti un po' irriducibili anche di te stesso, che immagino che invece in altri modi di vita debbano essere necessariamente più limate. Invece la scrittura ha questa libertà, anzi, addirittura ti spinge a coltivare certi lati un po' più, un po' meno moderati di te. E tu la Ho detto scrittura una l'hai cosa che ha scelta. senso? Sì, forse ha È una cosa senso. bellissima questa che dici, cioè che comunque nella scrittura ricerchi lati anche. Vino, io c'ho quello bianco, vedi? Abbiamo. Mi hai detto, porto il vino, prendo anche il vino. Insomma, la È scrittura. superata la soglia del vino a quest'ora, quindi si può. Ma sì, certo, sono le 7:15, voglio dire. Esatto. Si può, è sdoganato, è sdoganato. Diciamo, la scrittura dove si buttano un po' i lati anche un po' più scuri, un po' più di ribelli, un po' più di ricerca. Ecco, per te la scrittura, cioè, è sempre appartenuta alla tua vita? Oppure l'hai scoperta a un certo punto? Cioè, il Paolo Giordano adolescente, che poi si è iscritto a fisica, scriveva già? Oppure. No, 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 anzi, come dire, era una specie di idea che avevo da qualche parte, cioè mi dicevo un giorno magari proverai a. La lettura è sempre stata nella mia vita, a parte dei brevi momenti di allontanamento quando la vita attorno era più interessante ancora della lettura, la lettura c'è sempre stata e questo mi faceva dire. Un giorno magari ti sperimenterai, ma la verità è che avevo molta paura e che ho sempre trovato l'atto dello scrivere, ancora oggi, un atto di esposizione molto cruda. Quindi, come dire, non è un atto distensivo mai per me e non lo sarà mai. Quindi non, chi scrive per piacere, che dice che scrive per diletto, o lo invidio o non gli credo, ecco, normalmente. E quindi ho ritardato l'atto il più possibile e in realtà ho aspettato un momento di grande, non direi buio, però direi di grande piattezza nella mia vita in cui ho avuto veramente bisogno di fare quella cosa, che era già alla fine dell'università quasi. Perché poi tu, insomma, la soluzione dei numeri primi è uscito nel 2007 in realtà, perché poi Paolo 2008, sì, Giordano inizio è uscito nel 2008. 2008, sì. E tu avevi 26?
Io avevo 25 No, anni. 25. Io me lo ricordo Paolo Giordano, 25 anni. 25 anni. Sì, 26, 25. eri proprio giovane. E quella è stata la prima cosa. No, me lo ricordo, tra l'altro stavo cercando su Facebook una foto che Eravamo testimonia giovani, Marta, quel adesso ci posso momento, dire. Eravamo giovani. ma siamo giovani anche adesso, Paolo, siamo giovani anche adesso. E dicevo, è stata quella la prima cosa oppure tu hai scritto altre cose prima? Cosa mi sa che non lo so io di te. No, scrivevo da 2 o 3 anni. Avevo scritto racconti per lo più, con l'ambizione a un certo punto di scrivere qualcosa di lungo, però avevo scritto racconti per rodarmi, ma in realtà poi anche la solitudine è stato un libro scritto imparando a scrivere in larga parte. E in quello credo stia molta della sua parte di non calcolo e di totale spregiudicatezza anche. Quali sono stati i tuoi libri dell'adolescenza? Oh mamma mia, mi aspettavo che mi avresti portato indietro stasera. Così, se ti viene in mente, ma no, neanche io me l'aspettavo, però siccome... Guarda, qua ho lo scaffale dei libri della vita sotto. Perché tutti gli altri sono molto sistemati, però qua invece, quando tu dicevi la cosa romantica del tenersi i libri vicino, un po' lo faccio, cioè ho lo scaffale dei libri quelli che voglio avere vicino un po' sempre, e vediamo se c'è qualcosa di adolescenza, c'è di sicuro. Questo sicuramente è un libro di adolescenza. Tutti gli altri, devo dire, sono libri del dopo, ma questo è stato un libro di adolescenza. Il tamburo di latta di Ah Gunther già, perché lo Grass, leggi che al era un libro, contrario. sì, È no, dicevo che stato un libro importante. Non so neanche dire esattamente perché, e l'ho realizzato molti anni dopo, rileggendolo qualche anno fa, però è stato un libro. È stato il primo libro in cui ho percepito quanto un romanzo potesse fare la differenza rispetto a qualunque altra forma anche di narrazione, quanto potesse essere ricco, complesso, folle, profondo, divertente, e tutto questo insieme. Ecco, forse è il libro che mi ha fatto capire la ricchezza assoluta di questo mezzo, che per me resta la forma di racconto senza limitazioni rispetto a tutte le altre. anche adesso che ti sei sperimentato con la serie Sì, TV, rimane quello. guarda, questo non l'ho mai pensato. Sai che ci sono stati degli anni, adesso è un po' passata, ma ci sono stati degli anni, te li ricorderai, in cui c'era un po' questo refrain, no? Tutti dicevano: ah, le serie TV ormai sono la nuova forma di romanzo. E quindi tutti quanti, addirittura con un po' di perverso sollievo, sentivi addirittura gli scrittori dire: ah no, ma adesso le serie, io non leggo più romanzi, guardo le serie. Io mi è sempre fatto molto arrabbiare questo atteggiamento, senza nulla togliere alla bellezza delle serie e a quanto ci coinvolgono. Non è la stessa cosa, e non sarà mai la stessa cosa. C'è un'eccedenza nel romanzo, un'eccedenza che riguarda proprio il modo di fruizione, il modo in cui uno deve mettere degli strumenti propri, delle risorse proprie, riempire i vuoti della narrazione con il proprio vissuto e il proprio sentire, e anche lo sforzo che ti richiede, che non sono e non saranno mai traducibili in una serie TV, per quanto complessa, per quanto con 1.000 personaggi interessanti e avvincente. È un'altra cosa. Sono molto d'accordo con te. E secondo te questo momento anche, no, di vuoto che abbiamo vissuto, del lockdown, di silenzio, no, che poi in fondo sì, è finito, è ripreso, ma adesso ci stiamo rendendo conto che dovremmo rimanere a casa, ha riavvicinato un po' di persone alla lettura? Io devo dire che sul mio Instagram, devo dire di sì, cioè che tante persone mi hanno scritto dicendo consigliami dei libri perché ho voglia di leggere, no? Ho voglia di leggere. Forse questo silenzio, ci ha Guarda, riportato a in confrontarsi con le realtà parole. per me è stato uno dei momenti più lunghi senza narrativa. Non,
fine febbraio fino a maggio circa, non sono riuscito a leggere nulla di narrativa, che è un periodo molto lungo per me. Normalmente leggo sempre perché insomma, fa parte del mestiere, però è stata la prima volta in cui l'impatto della realtà richiedeva così tanta attenzione da parte mia che leggevo tutto il giorno, ma leggevo notizie, leggevo saggi, leggevo soprattutto notizie. Non volevo perdermi nulla dell'attimo. A un certo punto ho anche cominciato ad avere un po' di timore che questo mi stesse davvero portando un po' alla deriva di una cosa a cui sono legato. E invece poi no, poi con l'estate ho ripreso a leggere romanzi, però in quel momento proprio non riuscivo e penso che sia successo a molti, così come ho sentito anche molti colleghi scrittori che a un certo punto molti facevano del romanticismo sul lockdown, no? Ah, ma che bel momento per dedicarsi alla scrittura, alla lettura, ma era un momento in cui eravamo enormemente prostrati, in cui andava anche bene stare seduti e fissare un po' una parete per quanto mi riguarda, quindi questa idea dell'usare il tempo per forza per coltivarsi anche intellettualmente la trovo una forma di schiavitù in più rispetto a tutte quelle che già abbiamo. Sono d'accordo con te. No, anche a me è successo questo. Cioè, nel primo periodo leggevo solo poesie, che erano brevi e c'erano delle parole, tanti libri di filosofia, poi ho letto appunto Cecità, insomma, ho letto Camus, insomma, La Peste, cioè andavo a ricercare delle cose di questo tipo, quindi non narrativa. C'è un libro, al di là magari di spillover o delle cose, insomma, che in tanti hanno letto, che ti senti di consigliare per te, che appunto, come ricordavamo prima, sei stato forse uno dei primi a capire quello che ci stava succedendo e ci hai un po' guidati, no? In questo percorso anche complicato. Ma guarda, dici a livello di saggi o a livello di romanzi? Quello che ti viene in Entrambe le mente, cose. cioè, una cosa Guarda, che. il primo romanzo che sono riuscito veramente a leggere e che è riuscito di nuovo a portarmi via è un romanzo vecchio che è Rumore Bianco di De Lillo, che io non avevo mai letto. Peraltro oggi su Twitter a un certo punto mi è preso un colpo perché non ho ben capito chi ha fatto un tweet falso, proprio fake news, in cui diceva che De Lillo era morto. Però fatto credibile e Lui è uno invece di non è quelli vero. che corre però nelle fake news, cioè ogni tanto tipo muore Perché su Twitter. sì, ah, ogni tanto muore, non lo sapevo di questa moda del far morire gli scrittori su Twitter, è la prima volta che l'ho incontrato proprio con lui, però lui è riuscito a, cioè leggere Rumore Bianco mi ha, come dire, fatto un po' da ponte di nuovo tra questa realtà stranissima e di nuovo la lettura. E invece a livello di saggi, per chi volesse approfondire, oltre appunto a Spillover, che ormai hanno letto quasi tutti, è molto interessante questo libro che è uscito da poco, che si chiama Pandemie, mi sembra al plurale, di Mark Hobsbawm, di Ponte alle Grazie, il libro. È molto, molto interessante, analizza alcune delle pandemie del passato, ed è molto leggibile. È un altro libro che per me è stato illuminante nell'ultimo mese per capire, non parla di pandemia, ma parla di molte delle dinamiche che si stanno svolgendo nelle nostre teste, e quindi di negazionismo, di teoria del complotto, di difficoltà di venire a patti con eventi molto nuovi e distruttivi. Ed è un libro di Bollati che si chiama Menti sospettose, un libro che proprio racconta intanto. Ti fa capire molto chiaramente che non esistono i negazionisti e noi o i complottisti e noi, ma che tutti quanti siamo in una certa misura esposti a quel tipo di pensiero. Ti spiega perché succede in determinati momenti storici e nel fare questo, secondo me, ti dà anche una piccola dose di immunità ulteriore per il futuro. Quindi è un libro molto utile quello. Bello, come si chiama? Menti Menti sospettose. sospettose, bello.
Senti, ci aiuti a capire che momento stiamo vivendo? Perché noi ci siamo incontrati a Pordenone Legge, che era il 23 di settembre, sembra passato un secolo, ovviamente perché le cose sono molto veloci. Adesso insomma è tornata una forma di paura, insomma, abbiamo capito che dobbiamo rimanere più chiusi in casa, uscire sempre con le mascherine, ci sono tutta una serie di restrizioni. Come ti racconti questo momento e che cosa ti aspetti, forse anche avendo fatto un paragone rispetto a quello che è successo, no, nelle pandemie del passato? Allora, mi hai colto con questa diretta mentre sto cercando di scrivere un po' per mettere ordine, anche perché finché non lo faccio non riesco veramente a mettere ordine al momento. È un momento paradossalmente più complesso di quello di fine febbraio, inizio marzo. Meno drammatico, ma paradossalmente più complesso, perché lì siamo arrivati a un punto in cui non c'era scelta, cioè a un certo punto è stato evidente che non avevamo altre opzioni se non quella di, appunto, un lockdown vero, e così è stato fatto. In questo momento siamo nella infinità delle scelte e delle possibilità. Ora, in queste ore stiamo tutti aspettando il nuovo DPCM, stiamo aspettando di capire quali saranno le restrizioni, e mi sembra che un po' l'approccio sia quello di tolgo un po' di più lì, metto un po' di più là, apro un po'. Io sono molto Calcetto su scettico. palestra, insomma, queste Sì, cose che palestre non si sì, capiscono. cosa? La corsa da soli, sì, la corsa La veloce. Allora, mascherina. secondo me questo approccio qua è molto. Io, non è che, io capisco le difficoltà di gestire tutto questo, perché appunto è una situazione complessa che vuole conciliare vita normale, senza interromperla di nuovo, con la sicurezza sanitaria, ma ho l'impressione che non sia l'approccio più efficace, questo. Intanto perché non credo che possa essere così efficace nel rallentare, nella misura in cui ci serve, il corso dell'epidemia, cioè fare le restrizioni, per dirti, fare dei coprifuoco serali sui ristoranti all'aperto, non mi sembra che siano misure che possono avere quell'effetto così decisivo come ci serve in questo momento. E di nuovo sono approcci molto generalizzati, quando a questo punto dovremmo essere nella nostra fase di maturità dell'epidemia, della gestione epidemica. E questa fase di maturità vorrebbe dire, ad esempio, un approccio molto più mirato e territoriale. Quindi si agisce in maniera decisa, ma lì dove serve. Allora, questo di nuovo mi sembra che non lo stiamo facendo per problemi di disorganizzazione, eccetera. Il mio timore è che facendo così possiamo di nuovo ritrovarci in minor tempo di quello che pensiamo, forse in una situazione di pericolo alto, realmente alto, e quindi dover di nuovo ricorrere a misure all'estrema ratio, diciamo, che sarebbe un po' un disastro per tutti, diciamo la verità. Sarebbe un disastro non solo economicamente, ma sarebbe un disastro socialmente. Io devo dire, non so come capita a te o alle persone che ci stanno ascoltando, ma a me sembra adesso di cominciare a sentirlo, questa fatica psicologica dei mesi scorsi. Adesso mi sembra di vederla in tantissime persone, forse anche in me. Quindi è veramente delicato quello che facciamo adesso, come lo facciamo. C'era chi commentava e ti chiedeva se credi nella responsabilità individuale. Quello è un tema molto complicato, no? Cioè, capire, no? Qual è. Io dall'inizio, tu lo sai, da quando ho iniziato a scrivere di questo, poi in tutti gli articoli del Corriere, penso non ce ne sia uno in cui non compare un riferimento alla responsabilità individuale. È un livello imprescindibile nella gestione di questo. Cioè, un'epidemia come questa non si può arginare solo con le norme imposte. Non funziona. A meno che le norme non siano quelle, adesso state di nuovo tutti chiusi in casa fino a data da destinarsi, ma questo non lo vogliamo nel nostro paese. Quindi è sbagliato pensare che siano esclusivamente le norme a poterci
salvare o esclusivamente le infrastrutture. Dall'altra parte è ingenuo pensare di addossare tutto alla responsabilità individuale. È altrettanto sbagliato, cioè tutto questo funziona solo se c'è una connessione virtuosa fra il comportamento dei singoli, la consapevolezza più che ancora più del comportamento dei singoli e una serie di norme e infrastrutture, soprattutto infrastrutture molto efficienti. Allora, su entrambi i lati siamo più traballanti di quello che forse dovremmo essere arrivati a ottobre. Sì, infatti scrive una ragazza, mi sento più insicura adesso che a primavera, più vulnerabile, Io ma dici che... lo capisco questo. Lo capisco perché peraltro siamo, cioè si avverte attorno, intanto si è cresciuta una sorta di resistenza. Noi parliamo tutto dei negazionisti, ma i negazionisti estremi, quelli che sono scesi in piazza, non sono il vero problema. Cioè il vero problema sono le forme di resistenza più blanda che si stanno formando. Chi comincia a dire sì, però gli ospedali non sono ancora pieni, sì, però in fondo io sono giovane, quindi il Covid non può farmi nulla. Queste forme di resistenza più, sono molto subdole, queste qua, e molto più diffuse di quello che pensiamo. Allora, combattere quelle è complicato. Io comunque non so mai come tu riesca a fare questo leggendo le parole sotto, per me è Vabbè, tu impossibile. non ti preoccupare, io faccio questo, tu fai l'intellettuale e io leggo Grazie. le parole sotto. E, no, dicevo, sì, guarda, tanto per dire una mia esperienza, sono salita sui treni, di solito prendo in Frecciarossa, mi è capitato di prendere dei regionali e c'erano veramente tante persone senza mascherina che urlavano che è il modo peggiore per trasferire il virus, perché se tu parli e urli, il virus arriva. E ti domandi, no, perché? Perché fai questa cosa qua? Cioè, basta semplicemente mettersi una mascherina, poi giustamente c'è qualcuno, e lì ritorna la responsabilità individuale della vicina di treno che si alza e ti chiede per favore mettiti la mascherina, no? E questo ci fa capire tante cose, ci fa capire tante cose, come dicevi anche tu prima, no? Anche dal punto di vista sociale, no? Però bisogna avere, dobbiamo stare molto attenti a non polarizzarci anche su questo, perché ormai siamo un po' abituati su tutto quanto, anche questi mezzi che stiamo usando adesso, ci spingono a farlo, a polarizzarci su ogni cosa, no? E quindi se in questo momento ci polarizziamo anche fra quelli responsabili e prudenti, e tutti gli altri che consideriamo invece stupidi, irresponsabili, abbiamo perso tutti quanti. Cioè, è un momento in cui bisognerebbe davvero applicare un surplus di compassione e di comprensione verso tutti, perché questa è una situazione che è vissuta in modo diverso dalle persone. E quindi anche le forme di rifiuto interiore che ci sono, a volte hanno delle radici profonde, sensate, dolorose e vanno rispettate. Se non impariamo questo rispetto anche reciproco, ne usciamo tutti molto provati. Molto bello quello che dici, molto bello. Cioè io non li sopporto tutti questi tweet che vedo in cui anche appunto i negazionisti vengono irrisi e chi non usa la mascherina appropriatamente viene sbeffeggiato. Cioè siamo dentro questa situazione da meno di un anno. È vero, dobbiamo agire, è un'emergenza, però andiamoci anche un po' piano, magari riusciamo a portarci dietro più gente. Invece l'approccio da noi poi è sempre un po' quello punitivo, no? Sì, poi hai ragione tu che i social giocano molto, no? In questa cosa Ah della certo, perché non polarizzazione. fun funziona solo così, no? Cioè diventa interessante, diventa accattivante solo se è sferzante. In questo momento forse un pochino più di misura, no? Non guasterebbe, ecco, secondo me. Tu scrivevi nel contagio, non ho paura di ammalarmi, di cose allora, di tutto quello che il contagio può cambiare, di scoprire che l'impalcatura della civiltà che conosco è un castello di carte. Ho paura dell'azzeramento, ma anche del suo contrario, che la paura passi invano senza lasciarsi dietro un cambiamento.
La tua paura è rimasta la stessa o pensi che questo cambiamento arriverà inevitabilmente? Intanto ho un po' più paura di ammalarmi di quando ho scritto il libro, sono onesto. In quei giorni non si sapeva davvero nulla della malattia ancora. Sembrava una malattia molto poco mortale, più o meno la cosa è rimasta tale, ma nel frattempo si sono scoperti molti altri aspetti anche inquietanti di questa malattia. Penso a chi si porta dietro sintomi di confusione mentale o a quelle persone che si sono trovate con un long COVID, quindi con settimane e settimane Io comunque purtroppo di conosco casi malessere. terribili, quindi Esatto, io è quindi molto grave come malattia. in questo momento io non vorrei neanche ammalarmi, quindi faccio, cioè, mentre prima lo sforzo se vuoi era solo altruistico perché mi sentivo per via dell'età a riparo. In questo momento ho anche una cautela proprio personale, quindi preferirei schivarlo, ecco. Non so se sarà possibile. E, riguardo al cambiamento, diciamo che vorrei dare una nota più ottimistica. Quando ho scritto quelle parole, io speravo che potessimo indirizzare soprattutto i cambiamenti, cioè in un momento in cui intanto si è aperta una finestra di ascolto su certi temi, si era aperta una finestra di ascolto su certi temi. Inedita, penso ai temi ambientali, penso ai temi dell'informazione, eccetera, eccetera. C'era lo spazio, oltre, diciamo, a tutti i talk show che dicevano, continuavano a dire le stesse cose sull'emergenza, ogni sera tutte uguali, forse c'era lo spazio per introdurre nuovi pensieri un po' più ariosi di così. Non è stato fatto veramente. Sento di poter dire che non è stato fatto e che quella finestra sia abbastanza richiusa e continuiamo a parlare della pandemia nello stesso modo emergenziale. Però i cambiamenti si stanno producendo, nel senso che la crisi è molto larga, ha dei numeri che sono, giganteschi, cioè abbiamo sorpassato il milione di morti, i 30 o quanti milioni di contagiati e viaggiamo a 400.000 al giorno nel mondo. Ora, ogni tanto alzare la testa oltre le Alpi e guardare al mondo, a quello che sta succedendo rispetto a questa pandemia nel mondo, fa bene in questo senso. Fa bene perché si capisce che siamo dentro una mutazione comunque globale, ci piaccia o no, questo porterà una mutazione di moltissimi aspetti. Sta molto a noi, cioè questi sono i mesi in cui dirigiamo il tipo di cambiamento che ci sarà. Penso ai soldi che adesso arriveranno dall'Europa, i modi in cui verranno investiti questi soldi, i paradigmi secondo cui verranno investiti, decideranno che paese saremo per i prossimi anni, probabilmente. Quindi, al di là degli slogan, la digitalizzazione, la sostenibilità, eccetera, vedremo se saranno davvero paradigmi solidi e applicati. Perché questa in quel senso davvero è un'occasione irripetibile nella sua drammaticità. Quindi io credo che tutti quanti dovremmo essere molto coinvolti nel dibattito pubblico in questo momento, molto coinvolti, molto vigili e non cedere di un passo sui modi in cui tutto questo verrà fatto. Perché se usiamo le vecchie logiche, stantie, le logiche sai, quelle lì consolatori o compiacenti che vanno tanto da noi, avremmo fallito veramente la più grande prova storica che capiterà a diverse generazioni. Scendendo un po' a terra, tu che consigli ti senti di dare alle persone? Perché i cambiamenti che abbiamo di fronte sono veramente tantissimi, dalle città che svuotano, il lavoro che cambia, la digitalizzazione, lo smart working. Se uno inizia a pensare a tutte queste cose qua, naturalmente si blocca. Ecco, tu dovresti dare proprio dei consigli anche di approccio, no? Di Intanto come uscire da questo secondo momento. me bisogna molto curarsi in questo momento, molto curarsi, cioè non sottovalutare l'impatto psicologico che questo sta avendo su ognuno di noi. Innanzitutto curare se stessi e chi ci è immediatamente vicino, stare molto attenti e di nuovo avere molta più compassione e comprensione del normale. Questo mi sembra davvero il punto di partenza e anche concedersi del tempo, cioè non è un po'
antipatico, no? È sempre stato antipatico, già prima del Covid, per me questa specie di diktat della nostra epoca, per cui il mondo è veloce, il mondo cambia, tu non perdere non perderti un battito, devi stare. Cioè, siamo tutti pieni d'ansia, no? Allora, in questo momento, visto che di ansia ne abbiamo in maniera anche supplementare, secondo me, anche verso se stessi bisogna avere un po' più di comprensione e compassione. Io cerco di averla, cioè se ho dei buchi, se ho dei fallimenti, dei momenti di vuoto, mi permetto di averli più di come facevo un tempo, perché siamo dentro una transizione, quindi nessuno di noi è adeguato a quello che sta succedendo, nessuno. Chi fa finta di essere adeguato sta recitando. E alla fine, in qualche modo, impareremo un po' a nuotare in questo nuovo elemento. E credo davvero, cioè io in questo sono stranamente non ottimista, perché ottimisti non ho mai capito l'ottimismo, però stranamente speranzoso. Cioè ho una speranza immotivata che davvero possiamo andare verso un ordine di cose migliore di quello da cui veniamo. Perché il mondo pre-Covid era un mondo pieno di malattie, era un mondo molto malato. E credo che questo sia un momento che può farci transizionare verso qualcosa di un po' diverso. Bello, anche perché la speranza è l'unica cosa, no, che ci permette uno sguardo verso il futuro, no? Quindi attaccarsi anche a una piccolissima forma può avere un senso. Quello che dicevi tu passava molto attraverso l'accettazione di noi, anche delle nostre fragilità. Tu che cosa stai accettando di te stesso? Oh, bella domanda. Sto accettando il fatto di a volte di non avere abbastanza energie. Sempre pensato di avere un'illimitatezza di energie. Questo, ecco una cosa che mi chiedevi dell'adolescenza. L'adolescenza per me è stato un periodo in cui mi sembrava di avere energie illimitate. Capisco. E che è un po' una grande metafora del pianeta anche per me, no? In fondo veniamo da un secolo in cui uno dei grandi deliri è stato quello dell'illimitatezza delle risorse, della crescita infinita, tutto illimitato. Ecco, forse non sono più nella fase della vita, non ho più così voglia di vivere in questa illimitatezza, per cui scelgo molto di più, ecco, scelgo molto di più, sento meno obblighi. Penso che questo sia successo a molti, ad esempio, di realizzare che avevamo tantissimi obblighi autoimposti, no? Di nuovo, di iperefficienza, ma anche di presenza, questa presenza a tutti i costi nelle cose, di non perdersi niente, chissà poi cosa ci dovevamo perdere. Ecco, in questo sto diventando un po' più libero, libero forse è la parola giusta. Il Va bene mondo anche dei... lasciare Bello, andare delle cose. bello. E anche nel Soprattutto... parlare, devo dirti, Marta, noi ci conosciamo da tanti anni, io non Sto so se parlando questa un cosa sacco, si noti. sei diventato molto più Cioè, ma sai logorante. qual è? Esatto, ma sai cos'è che ha un po' sciolto la lingua? Cioè, sei molto più È il fatto disteso. di togliersi delle paure, cioè questa paura continua di, oddio, sbaglio a dire una cosa, oddio, poi non sono abbastanza performativo. Ecco, questa cosa. Questi mesi su di me hanno avuto un effetto molto di grande liberazione, sì. Che forse alla gente normale capita normalmente quando cresci che questo succeda, ma a me non era proprio successo ancora. Però ci piaci molto così. Meno Poliana male. scrive: sei in pace, sei saggio. Beh, adesso proprio Fatta così tanto ridere. no, così tanto no. Però la saggezza è una parola, ad esempio, che usiamo abbiamo sempre usato con molta parsimonia. Invece, per dirti, Harari, lo scrittore, quello di Sapiens, ha fatto recentemente un invito alla saggezza e l'ho trovato pertinente in questo. Cioè, veramente, tutto questo è anche, ahimè, un invito alla saggezza. Senti, stai scrivendo in questo momento? Non ancora perché
c'è bisogno di un po' di sedimentazione, no? Che questo è davvero una specie di frana che cade sul percorso di ogni narratore, secondo me, intanto delle nostre vite, ma in particolare per chi si occupa di narrazione, questa è una frana, è una frana. Quindi ognuno di noi da adesso deve decidere cosa fare. Se cerca di scavalcarla, se torna indietro, se decide di prendere una via alternativa, ma non è eludibile, cioè a meno che non ci mettiamo tutti a scrivere romanzi storici, cosa che io non avevo intenzione, non ho intenzione di fare, bisognerà comunque rapportarsi con questo momento. Secondo me ci va un po' di tempo perché cioè siamo ancora completamente in mezzo, c'è così tanto che deve sedimentare che io preferisco aspettare un po' e capire come questo lavora in me. Però tu sei molto bravo a fare anche queste cose qua, perché offri fiducia, cioè sei Mi sto molto chiaro. dedicando in quello, a quello mi sto dedicando, cioè sto scrivendo nel senso che sto continuando a scrivere, diciamo, seguendo un po' il discorso del librino. Vorrei farlo in altre forme che non ho ancora ben deciso, però secondo me c'è molto bisogno di non, come dire, archiviare velocemente quello che è stato, ma di cercare di rifletterci un po' più profondamente, perché poi tutto questo dibattito che troviamo giorno per giorno non ha nessun peso specifico, cioè evapora quasi tutto immediatamente. Invece tornarci con un po' di più la viscosità della scrittura, secondo me ce n'è bisogno. Come orizzonti di tempo, tu che studi modelli matematici, come la vedi? Ovviamente nessuno ha la sfera di cristallo, nessuno sa niente, però se magari appunto anche paragonare, ti parlavo questo weekend con Augias e con un medico che paragonavano insomma questa epidemia con la La spagnola, che ci sono spagnola. stati due picchi, poi un terzo picco più debole, boh, chi lo sa, insomma. Guarda, secondo me, e lo dico non tanto per sensazione mia, ma per le persone più esperte con cui mi sono confrontato, di cui ho letto, mi sembra che per tutti l'orizzonte da avere in mente sia in questo momento la fine dell'inverno. Cioè, questo è la valle che ci tocca superare adesso. Da lì in poi, io devo dire, mi aspetto un deciso scioglimento della situazione. Ma l'autunno e l'inverno sono davvero un po' da scollinare. E vaccino, non vaccino, tanto non può succedere in tempo comunque. Per portarci fuori dall'inverno prima della fine dell'inverno. Quindi direi che quello è l'orizzonte che possiamo avere davanti. Di più è quasi inutile ragionarci. Beh, insomma, in bocca al lupo a tutti. Cosa dobbiamo fare? Senti, un romanzo non ce lo consigli, perché dovete sapere che poi, no, lo saprete perché lo leggerete su Corriere della Sera, che tu sei un lettore pazzesco, cioè tutti i libri che consigli tu sono sempre bellissimi. Adesso ci hai consigliato de delle belle cose di saggistica, romanzi Ah, veramente niente. peraltro di saggi mi sento anche di consigliare quello, l'ultimo di cui ho scritto sulla lettura, che è questo, Il tempo e l'acqua, Ah, che sì, ha questo pubblicato è bello. Iperborea, un libro molto bello sul cambiamento climatico. Sì. E di romanzi sono un filino digiuno. Ho letto, nel senso che quest'estate appunto l'ho dedicata tutta a Don DeLillo, quindi sono stato un Vabbè, po' però giusto monotematico. così, anche C'erano perché Ombre Bianche è tante pagine, sì, soprattutto Underworld è steso così. anche piccolo, Underworld è gigante. Non mi viene in mente. Poi sai qual è il problema? Io, ecco, questa è una cosa in cui io in 10 anni che faccio questo mestiere non ho imparato ad avere nessuna prontezza. Cioè, questa è la cosa su cui uno Ah, dovrebbe quello sempre del consigliami essere un libro. pronto. Ma che Non bello ce l'ho mai. domanda, Paolo, Però posso dirti, complimenti. ecco, posso dirti il libro a cui sto pensando sempre, Dai. Ok. però un libro che ho letto tempo fa, che per me è Lincoln nel Bardo, un libro che io Ah, sì.
che io ho Bello, amato enormemente bello, degli ultimi molto anni bello. di Saunders. Bello, molto bello. Ma vedi che basta quello, non è che devi, perché uno pensa al libro che ho letto ieri, invece no. No, ma poi so che sicuro, perché poi appena finiamo la diretta io mi dico, ma Nemmeno. perché non hai Vabbè, tu detto? scrivimelo e lo diciamo, insomma, cioè, si può dire E anche posso dire dopo. quelli che sto per leggere, ecco, che magari li leggiamo insieme. Questo di questa Nettel, volevo leggere perché ne ho sentito molto Io l'ho letto. parlare. Ah, tu l'hai letto e quindi lo La leggerò? Bibbia unica, qua, Sì. l'ultima. Bello. Sì. Esatto, quello lo vorrei leggere. E poi, vabbè, basta, poi mi verranno in mente e te li dico dopo. Senti, ma serie TV ne scrivi ancora? Cioè, ti piacerebbe farne altre? Beh, bellissima, andate a vederla. Cioè, guardatela, We Are Who We Are. Anche perché il Ma titolo è pazzesco. Ma il titolo ti è venuto in mente? A guadagnino te. Tu sei l'uomo no, dei titoli a me brevi. no, a me no. Sì, che però non, di Che solito non però si non fanno vedi mai in niente, mente a questa è la me. verità. Esatto. Però, vabbè. Solo l'uomo dei titoli belli che trovano gli altri. Devo dire, non mi ricordo Perché dalla quando solitudine è. dei numeri primi è uno dei titoli più belli. Cioè, non, sai che non Sì, ne sì. trovo di Lo altri posso belli. dire sì. Perché nel senso che appunto posso dire sì perché non è che dico ah me la attribuisco del tutto. E non so, altre serie TV sì, immagino potrebbe capitare, però al momento non lo andrei a cercare, cioè al momento avrei tanta voglia di prima possibile di infilarmi dentro un romanzo. Hai già un'idea oppure sei ancora, cioè, ho capito che non è questo il momento, però magari Ho hai già un'idea. un'idea che ti Sì, può no, no, fare. un'idea c'è, un'idea c'è. Va bene, allora ti staremo ad aspettare. Avete delle altre domande per Paolo Giordano? No, no, qua comprano tutti i libri, qua comprano tutti i libri, capisci? Le dirette di Marta Perego con Paolo Giordano Hai un sono pubblico proprio. sì. Qualche film, ti chiedono dei film che ami. Marta, puoi salvare la diretta? Certo, le salvo sempre, le dirette sulle mie IGTV le trovate tutte. Dei film che ama Paolo. Dai, dici un. Dai, l'ultima cosa, il tuo film, che è un'altra domanda complicatissima, perché Marta. Complicatissima. No, Perché qual è il tuo film della vita? Non so mai cosa dire, però va bene. il film della Devo vita non chiederlo potrei a te, sei tu mai l'uomo dell'uomo. dirlo. Oddio. Non, cioè, mi sembra tutto troppo difficile da dire. Vabbè, niente, Qual è no. l'ultimo film che tu hai amato? Vedi che è Così complicato. io ti posso dire anch'io. Anch'io. No, no, è difficile in effetti, è difficile. Cioè, ma detto così, cosa ho visto di bello ultimamente? Cosa ho visto di bello? La La Land, diciamo La La Land. A te è piaciuto La La Land? A A me non so perché è me piaciuto La La Land. Questo non lo non so. s Non e tanto. se dovessi indovinare cosa diresti? Secondo me non tanto. Allora, La La Land mi è piaciuto, però io ho amato enormemente Whiplash. Ecco, Ah, Whiplash è un film che io ho amato. Mi ricordo che l'avevo visto al Torino Film Festival, quando l'avevano presentato e Chazelle non era ancora, come dire, non era ancora Chazelle. A parte avevo pianto moltissimo, e poi il film mi era talmente piaciuto che avevo insistito per intervistarlo, avevo intervistato lui poi all'uscita nelle sale. Ed ero finito lì per caso, perché appunto era uno dei titoli. Ma ecco, quello è un film che ho amato moltissimo negli ultimi anni, che è un film che non hanno amato tutti, ad esempio, ma che a me ha parlato in qualche modo. Forse questa idea del farsi a pezzi intanto per compiacere un maestro, ecco una cosa che mi sarebbe potuta capitare nella vita. E anche questa idea del demone, no? Che a un certo punto si impadronisce di te e fa un po' piazza pulita tutto intorno. La scrittura non è così diversa. Un po' meno cruenta, forse, ma. È vero che ci sono, che sei un po', che Chazelle è un po' Paolo Giordano o viceversa. Cioè, ci sono delle cose, Magari. no, scherzo, però dico, ci sono delle cose, adesso che ci penso, soprattutto su Whiplash e su La La Land, forse un po' meno, però delle cose in comune ci sono. Ci sono stati degli scrittori e scrittrici che hanno fatto ispirare a scrivere i libri. Vabbè, scrittori sì, l'abbiamo detto prima. Uno, Sì. dici tu, scrittore italiani?
Stranieri? Stranieri forse. Beh, entrambi, beh, italiani sicuramente pavesi soprattutto per me, però stranieri potrei dire anche so, Marilyn Robinson, Joyce Carol Oates, tantissime, in realtà tantissime scrittrici, tantissime scrittrici, Donata Hart. Bello, da notarti. Va bene, il tempo sta finendo, purtroppo è stata una chiacchiera così piacevole. Grazie Paolo, grazie mille. Grazie a te e Ti grazie a ringrazio tutti. così più aperto, Frivolo. più frivolo. E bene, grazie, buona serata. A te. Sono E arrivate un po' di grazie. domande, ma ormai il tempo è finito, ragazzi, dovete farmela prima. Va bene, grazie, grazie mille. Ciao a te. Ciao a tutti. Buona serata.